Salve e bentrovati a questa puntata speciale del notiziario video delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Apriamo l'edizione con alcune nomine che il Vescovo Mauro ha rese note per la pastorale delle nostre diocesi. In data 29 giugno, Monsignor Vescovo ha reso pubbliche le seguenti nomine. Don Daniele Masciadri, dal 1 settembre, parroco della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes all'Albuccione di Guidonia. Don Gerry Mapè Cabondo Cateta, dal 1 agosto, amministratore parrocchiale delle parrocchie di Santa Maria e San Mauro in Canterano, di Santa Maria Assunta in Rocca Canterano e Santa Maria Assunta in Rocca di Mezzo. Don Alcides Alberto Hernandez Zepeda, dal 1 settembre, amministratore parrocchiale della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo in Civitella di Licenza. Don Fabrizio Meloni, dal 29 settembre, amministratore parrocchiale delle parrocchie di Santa Maria Assunta e di San Lorenzo Martire in Gerano, pur rimanendo parroco anche nella parrocchia di Santa Maria Assunta in Cerreto Laziale. Don Mario Rogon, dal 1 settembre, amministratore parrocchiale della parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire in Marano Equo, pur rimanendo anche parroco di Santa Maria Regina della Pace e San Benedetto in Agosta. Don Ciro Vespoli, dal 12 ottobre, parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo in Poli. Don Francesco Santino De Marco, dal 1 settembre, parroco della parrocchia Santissima Trinità e San Bartolomeo in Colle Palme a Cave. Monsignor Francisco Isaac Hernandez, dal 1 agosto 2024, parroco delle parrocchie di San Lorenzo Martire e San Pietro Apostolo in Zagarolo. Padre Francisco Xavier Gaussan Amon, dal 12 luglio, vicario parrocchiale della parrocchia della Madonna della Fiducia in Colle San Pietro a San Cesario. Don Emanuel Chilonda Tengenesa, dal 15 settembre, vicario parrocchiale della parrocchia di Sant'Agapito Martire in Palestrina. Don Ania Samuel Terunga, dal 16 agosto, vicario parrocchiale della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Paliano. Don Silas Taversina Apca, vicario parrocchiale delle parrocchie di San Lorenzo Martire e San Pietro Apostolo in Zagarolo. Don Josef Acascina, dal 1 settembre, cappellano dell'ospedale Angelucci di Subiaco. Don Ciro Vespoli, dal 5 ottobre, assistente ecclesiastico della zona Sabina Valli Aniene della GESCI per il triennio 2024-2026. Dal 1 settembre viene concesso un anno sabbatico a Don Sebastiano Mazzara Bologna. Don Giovanni Censi continuerà a risiedere a Gerano. Altre nomine saranno pubblicate nel mese di settembre. Ripercorriamo ora il cammino interdiocesano di tutte le confraternite prenestine e tiburtine riunite a Palestrina il 30 giugno nel contesto dell'anniversario del martirio di Sant'Agapito. Sant'Agapito per noi. Allora, inizia questo cammino verso la cattedrale, dove sapete che è possibile lucrare l'indulgenza plenaria per i vivi o per i vostri defunti, alle condizioni solite della Chiesa, confessati, comunicati. È stato questo il luogo scelto perché quest'anno ricorre, come tutti sappiamo, il 1750 anniversario del martirio di Sant'Agapito. Ricordare la testimonianza di questo giovane santo martire, anche se ha vissuto tantissimi secoli fa, ci aiuta ancora a sentire la sua presenza e la sua intercessione per la nostra vita di fede. E allora cominciamo questo momento di preghiera, che sia veramente un momento di spiritualità, di testimonianza anche per chi ci vede, non perché siamo i più bravi, ma perché siamo credenti e vogliamo dire a tutti, anche con questo caldo, che il Signore ci vuole bene e noi vogliamo bene al Signore. D'accordo? D'accordo. Allora, buon cammino a tutti, che Dio vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivati in cattedrale ci sarà una conferenza sulle orme di Agapito, testimoni di Cristo nel mondo. Ci terrà il professor Cappelletti, Don Lorenzo Cappelletti, e seguirà la messa. Abbiamo avuto 32 confraternite che si sono cimentate in questo cammino, oggi importantissimo perché è il primo cammino interdiocesano e forse è l'inizio veramente di una collaborazione veramente stretta tra le confraternite di Tivoli e Palestrina.
siamo orgogliosi di questa giornata dedicata a Sant'Agapito, perché ci possa appunto guidare con la sua fede che ha avuto, guidare anche noi delle confraternite ad avere un rapporto tra noi, tra quelle nostre parrocchie, il più bello possibile. Il martire Agapito subì il martirio all'epoca dell'imperatore Aureliano. Questo giovane prenestino, amando Gesù e fidandosi di lui, non temette le minacce, le persecuzioni, i leoni, il fuoco, le lusinghe del bel tempio della fortuna, ma rimase fedele al Signore fino al martirio da parte di chi, vedendo nel cristianesimo una minaccia per la religione di Stato, condannò a morte il giovane Agapito, che rese feconda con il suo sangue la nostra Chiesa. Perché la religione cristiana, la fede cristiana, veniva vista come una minaccia per l'impero? Per i pagani la religione era fondata nel mito. Pensate per esempio appunto a questa fortuna primigenia, che non ha un'origine precisa, che non è storia, è favola. Cristiani non hanno templi, perlomeno all'epoca di Aureliano. Non hanno sacrifici, non fanno scorrere il sangue. Ultimo elemento che faceva scandalo ai romani, pagani, era che questi benedetti cristiani non c'avevano divinità nazionali e accoglievano fra loro anche le donne. E accoglievano fra loro anche i ragazzini, non ci avevano distinzioni. Com'è possibile che una religione si fondi su uno morto perché condannato al supplizio più infame che c'era, la crocifissione, pochi anni fa? Questo per i pagani era una assurdità inconcepibile e li obbligava in qualche modo a condannare i poveri cristiani come Agapito. Attraverso le sue preghiere anche noi possiamo essere fedeli al Signore, e questo si vive in modo concreto, molto bello e fraterno all'interno delle confraternite, che sono proprio queste associazioni che attraverso la devozione a un mistero di Cristo o alla Vergine Maria o a qualche santo cercano di camminare insieme verso il Signore, volendosi bene e cercando di essere veramente fraternità. Partecipo perché sono proprio devoto della Madonna, perché la Madonna del Rosario per me rappresenta la nostra madre. Perché si appartiene alla confraternite? Perché si vuole essere garantiti dall'abito che si porta a vivere una vita tendenzialmente buona. E così facevano i cristiani. Facevano l'Eucaristia, cercavano di darsi testimonianza a vicenda e di impegnarsi a vivere in maniera buona il più possibile. Noi cristiani dovremmo essere in grado di riportare non soltanto alla fede da una parte, ma dall'altra parte anche alla realtà delle cose, non a lasciare noi stessi e la gente, potremmo dire, nel mito, nell'illusione, nelle favole. Dobbiamo davvero, soprattutto noi, il popolo delle confraternite, tornare a questo: fede, e l'Eucaristia è il massimo del momento della celebrazione della fede, e realtà. Siamo stati salvati da un uomo che è il figlio di Dio, che è Gesù Cristo. Credo che quello che ha detto il nostro Vescovo ha un'importanza trascendentale, perché chi non cerca Cristo e l'Eucaristia e la vita essenziale, profonda della carità e della Chiesa, non si trova a se stesso. Quindi è bello radunarci intorno all'altare del Signore e l'Eucaristia. Di là irradia tutto, di là parte tutto, perché la nostra vita deve tornare al Signore. Vorrei allora stamattina che le mie confraternite sentissero come rivolto a loro il grido di Gesù: Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. Confraternita, io ti dico alzati. Alzatevi cioè da quel si è sempre fatto così che vi impedisce di uscire dalla consuetudine.
dal vivere le tradizioni ma senza un'apertura di fede, di fiducia verso colui che solo può salvare e salva la vita. Ho visto molta partecipazione, ma con fede piuttosto che tradizionale, legata solo ed esclusivamente all'apparenza, insomma. C'è stata molta partecipazione di cuore. Tutte queste manifestazioni pubbliche non sono religiosità ma fede, e questo è l'importante di vivere questa dimensione, perché le confraternite abbiano vita in abbondanza, perché possano motivare e essere testimone esemplare di quello che il Vangelo ci sprona, ecco, a dare gioia e speranza. Rispondere con la vita all'invito di Gesù ad alzarsi, a ricominciare un cammino dove la formazione, la pratica della carità, la preghiera, l'ascolto personale e comunitario della parola, la partecipazione ai sacramenti, l'ascolto e l'accoglienza del prossimo divengono per noi il punto centrale del nostro cammino e servizio di fede. È un cammino eccezionale, un cammino dove far ritrovare tutti le confraternite interdiocesane di appartenenza, di un cammino insieme, non solo per il giubileo che è il prossimo anno, ma per un cammino sinodale di cristianità, di offerta. Chiediamo dunque stamattina questo risveglio, questa nuova alzata dal letto di morte per noi e per tutte le confraternite delle nostre diocesi. Chiediamo che i giovani che si accostano a noi siano accolti, sia data loro fiducia e soprattutto sia trasmessa la fede. Fede e realtà. Tutto il resto lo dovete lasciare andare, perché è l'inganno degli uomini il resto. Il cammino delle confraternite che abbiamo vissuto in questa mattinata ci ha dato proprio la concretezza di questo stare insieme, bello, insieme al Signore, nel giorno del Signore. Abbiamo appena celebrato l'Eucaristia e questo davvero ci dà speranza per andare avanti per il cammino della nostra Chiesa. È una bella giornata, tutte le confraternite sono state presenti. Queste cose fanno sempre bene all'anima, fanno bene alla salute anche, perché ci fanno star bene, ecco, tutto qui. Proprio bello, siamo stati benissimo. Siamo contenti, preghiamo Dio che ci dia la salute e il prossimo anno ne faremo un'altra. Io ho tanta fiducia in voi, siate quei cristiani che sanno passare da una religiosità alla fede e trasmettere la fede con le vostre piccole o grandi opere. Ecco, siate sempre quegli adulti che si formano e testimoniano Cristo nella nostra realtà. Per questo speciale è tutto, rimanete connessi su tutti i nostri profili, a sabato prossimo.